È ufficialmente iniziata l'era del turismo spaziale. La navicella United 22 ha effettuato il suo primo volo suborbitale, un'esperienza magnifica e un sogno, ha commentato il finanziatore della missione Richard Branson, che era a bordo. Decollo e atterraggio dalla base operativa di Virgin Galactic allo Spaceport America nel deserto del New Mexico. In questo volo il razzo United è arrivato a un'altezza massima di 88-89 km sopra il deserto prima di tornare a terra. Un volo dimostrativo che però dà il via a nuovi scenari. In futuro sarà possibile fare vere e proprie visite oltre il cielo. Chi potrà permetterselo potrà acquistare i biglietti in vendita da Virgin già a inizio 2022 per $250.000.